vedo, non sento, non parlo, come le proverbiali tre scimmiette. Ma ora Mark Zuckerberg, patron di Meta e quindi di Facebook, di Instagram e di WhatsApp, parla e come. Ha mandato una lettera alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Ha ammesso che in questi anni ha subito pressioni per fare censura. Censura su che cosa? Sulla cosiddetta emergenza sanitaria da Covid. Ha silenziato voci, ha messo in ombra le persone che contestavano le misure sanitarie contro il Covid, ha fatto insomma il gioco della Casa Bianca, perché lui fa nomi e cognomi, parla dell'amministrazione Biden-Harris. Buonasera e bentrovati a Che Idea Ti Sei Fatto, programma di informazione e approfondimento a cura della redazione di BioBlu. Tema caro, carissimo ai nostri telespettatori, agli amici di BioBlu, questo, perché la censura noi la conosciamo bene. E allora partiamo da qui, da questo punto, senza dimenticare che ci si avvicina alle elezioni americane. Il servizio di Adalberto Gianuario. La lettera indirizzata da Mark Zuckerberg al presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti contiene informazioni che erano già note, ma vederle scritte nero su bianco in un documento ufficiale sta generando un effetto esplosivo negli Stati Uniti e nel mondo. Nel 2021 alti funzionari dell'amministrazione Biden, tra cui la Casa Bianca, hanno insistentemente messo sotto pressione il nostro team affinché censurasse alcuni temi relativi al Covid, compresi i contenuti satirici e umoristici. Credo che quella pressione fosse sbagliata e mi dispiace di non averlo ammesso prima. Inoltre, con il senno del poi e alla luce delle informazioni che abbiamo ora, penso che certe cose oggi non le avremmo fatte, ha scritto il miliardario proprietario dei più grandi social network del mondo. Quando Facebook o Instagram censuravano o etichettavano come disinformazione post o articoli sul Covid, si giustificavano sostenendo che i loro fact-checkers avevano stabilito che quelle informazioni erano false. La lettera pubblicata oggi chiarisce una volta per tutte che i fact-checkers agivano secondo le funzioni di una commissione governativa, consentendo la pubblicazione delle informazioni permesse dall'amministrazione Biden e cestinando tutte le altre. L'esatto contrario di ciò che dovrebbe essere il giornalismo. Ma la lettera di Zuckerberg tocca anche un altro argomento altrettanto delicato. Il presidente di Meta ha infatti scritto che poco prima delle elezioni presidenziali del 2020 l'FBI aveva avvertito Meta di una potenziale operazione di disinformazione russa relativa alla famiglia Biden e al gigante energetico ucraino Burisma, che aveva come membro del consiglio di amministrazione proprio Hunter Biden, il figlio del presidente. Quando il New York Post pubblicò il primo articolo bomba sulle informazioni contenute nel PC portatile di Hunter, il team di Meta inviò l'articolo ai propri fact-checkers, declassandolo in attesa di una risposta. Zuckerberg aveva già ammesso l'accaduto durante un'intervista al podcast del popolare giornalista americano Joe Rogan. Ma a poche settimane dalle nuove elezioni, la lettera ribadisce ufficialmente che una potentissima agenzia governativa come l'FBI è intervenuta per censurare notizie sgradite al candidato del Partito Democratico. Una ingerenza gravissima. La lettera si conclude con le scuse del miliardario e l'impegno che le sue aziende da ora in poi adotteranno un comportamento neutrale. Vedremo se sarà davvero così. Intanto sorge la domanda sul perché Zuckerberg abbia scelto di fare queste ammissioni proprio ora. Forse è un effetto riflesso dell'arresto di Durov a Parigi, che ha mostrato come ci siano aziende di software che collaborano docilmente con le richieste dei governi e altre che tentano di mantenere la propria indipendenza. Forse è un riposizionamento in vista delle elezioni americane, che, dopo l'endorsement di Robert Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard, potrebbero realisticamente aprire le porte della Casa Bianca a un Donald Trump più forte di quello del 2016. Forse è il risultato di una lotta tra grandi multinazionale della comunicazione digitale, di cui possiamo solo percepire i contorni. E poi c'è Elon Musk, il patron di X, che dice: il prossimo sono io. Ma non è il caso adesso di parlare di nuovi eroi?
finti o veri di nuovi Assange. Qui siamo per la chiarezza e cerchiamo di mettere insieme gli elementi, di unire i puntini, come si dice in questi casi. Allora, per unire i puntini andiamo da Marcello Foa, scrittore e giornalista. Buonasera Foa. Eccoci, buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora, sono arrivate le scuse di Zuckerberg, quindi tutto a posto. Sembra un po' di vedere quel monellaccio di Bart Simpson dei cartoni animati che dice non lo faccio più. Ecco, però non siamo nei cartoni animati, la faccenda è ben più seria e non ci si può accontentare delle scuse. Con questo sistema digitale invasivo in cui però, come dire, non ci sono regole e non abbiamo garanzie per quanto riguarda il futuro, per quanto riguarda la censura in futuro. Che cosa ci può dire? No, io sono sorpreso da queste ammissioni, perché in realtà quando X è finito così sotto il controllo di Elon Musk ha aperto gli archivi di Twitter, che all'epoca si chiamava così, e aveva già svelato, grazie ad alcuni giornalisti indipendenti che avevano rovistato negli archivi, che la censura era già in atto, per cui diciamo così, in sé la notizia era già nota. Quel che colpisce è che sia il fondatore di Facebook e di Instagram, insomma del gruppo Meta, ad ammettere pubblicamente con un documento ufficiale a una commissione parlamentare quanto accaduto. E questo ha un valore simbolico ed è una certificazione non più contestabile, che è molto importante, perché dà ragione a chi aveva denunciato queste derive, avendole subite in prima persona o avendole osservate. Il punto fondamentale è che questo quanto accaduto in passato recente negli Stati Uniti, quanto sta avvenendo oggi in Europa col Digital Service Act, quanto accade in Gran Bretagna, quanto è accaduto col fondatore di Telegram, Durov, indica una tendenza preoccupante per le nostre democrazie, perché è evidente che c'è una tendenza diffusa, reiterata, talvolta esplicita, talvolta nascosta, a limitare la libertà di espressione dei nostri paesi democratici. E questo dovrebbe preoccuparci in maniera molto diffusa, dovrebbe essere ovviamente un argomento che unisce tutti al di là delle distinzioni politiche, perché ovviamente senza libertà di espressione, senza libertà di opinione, le nostre democrazie perdono buona parte del loro significato. E invece noto con dispiacere, ma non sorprendendomi, che questa notizia è uscita stanotte. Io l'ho data subito sui miei canali social, per 12-13 ore non l'ha data praticamente nessuno, tranne il Fatto Quotidiano, tra le grandi testate, e vedo che solo adesso, a quest'ora, sono passate ormai quasi 18-19 ore, timidamente escono i primi articoli per segnalare quanto accaduto, perché la dice lunga sulla reticenza a cavalcare un tema che dovrebbe essere di apertura di tutti i siti, invece al massimo viene citato in maniera molto molto riduttiva. E allora adesso andiamo da Massimo Mazzucco, editorialista e regista e fotografo, esperto anche lui di comunicazione. Buonasera Mazzucco. Buonasera a tutti. Allora, e poi a questo, lo diceva Foa, c'è la questione di Durov, ma dobbiamo aggiungere anche la questione di Chris Pavlovsky, che è l'amministratore delegato, il padre di Rumble, che è, diciamo, l'alternativa a YouTube, che ha annunciato di aver lasciato l'Europa per una buona ragione, di trovarsi sano e salvo, lontano dalle minacce francesi. Mazzucco, ma cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che, con un ritardo di circa 10 anni, perché questi sono i tempi di reazione in questo tipo di magnitudine, il potere si è accorto di avere messo in piedi un'arma devastante che si chiama Internet, e della quale cerca disperatamente, ma con enorme ritardo, di prendere il controllo. Internet è esploso all'inizio degli anni 2000 e per 10 anni, testimonio io, che io c'ero dall'inizio praticamente in rete, per 10 anni abbiamo vissuto veramente un periodo di far west, di prateria totale, cioè non esisteva neanche il concetto di censura, non devi guardarti di qui o devi guardarti di là. Tra l'altro YouTube è arrivato nel 2006, prima non c'era neanche YouTube. Quindi, diciamo, i primi 10 anni c'è stata questa esplosione orizzontale di comunicazione, nella quale tutti di colpo potevano comunicare con tutti, tutti potevano dire tutto e tutti potevano ascoltare tutto.
Il potere, chiamiamolo così per evitare di usare termini più ridicoli, il potere è molto lento quando le dimensioni del problema sono così grandi. Cioè, il potere è molto rapido se c'è da colpire una persona singola. Se vuoi beccare Mazzuco o Foa, allora vai a vedere che cosa ha combinato negli ultimi 5 anni, trovi una stupidaggine qualunque e lo puoi castagnare subito. Ma quando si tratta di fermare una cosa come internet che loro stessi hanno messo in moto e che soprattutto nel frattempo ha preso in mano le redini del commercio in Occidente, cioè ormai tutta l'economia occidentale si regge grazie al fatto che esista internet, non puoi più toglierlo. Non è che puoi dire scusate, abbiamo sbagliato, stacchi la spina, perché si spegnerebbe l'economia occidentale. Quindi hanno questa reazione lenta. Prima hanno iniziato con i debunkers, dopo una decina d'anni, verso il 2009-2010. Hanno cominciato a comparire i debunker, i primi smontatori delle verità alternative. Poi i debunker sono stati, giustamente aggiungo io, sputtanati perché erano incapaci di fare bene il loro lavoro. Allora il potere ha alzato un pochino l'asticella e gli ha dato un altro nome, li ha chiamati fact checker. Cioè, il debunker in fondo vuol dire smontatore, quindi è una cosina così un pochino di bassa lega. Invece il fact checker è colui che controlla i fatti, ha una nobiltà nel nome molto superiore, ma anche i fact checker si è visto, specialmente da noi, Open di Bentana, che dovrebbe essere il fact checker numero uno al mondo, è quello che ha infilato più notizie false nell'unità di tempo di chiunque altro. Quindi anche loro hanno perso credibilità. L'ultima fase è quella della censura vera e propria che ti rimane, ma nell'Occidente cosiddetto democratico non puoi applicare la censura in modo così brutale come farebbe, non so, un dittatore nella Corea del Nord. Qui bisogna inventarsi delle formule. Ecco che allora hanno creato prima il concetto di disinformazione e ci è voluto almeno 3-4 anni perché si sedimentasse nel pubblico questo concetto. Una volta creata la disinformazione, adesso hanno la scusa per combattere la disinformazione, che decidono loro qual è. Tornando a quello che diceva prima Foa, è importantissimo proprio il fatto che gli stessi giornalisti, quelli del mainstream, non denuncino quello che sta succedendo. Perché? Perché loro fanno parte del sistema, loro stanno dall'altra parte. Quindi i vari Mentana, tutti i giornalisti, diciamo il Corriere della Sera, la Repubblica, tutti questi grossi giornali, sono ben felici di vedere internet. Quindi Facebook, piuttosto che Telegram, piuttosto che YouTube, che vengono censurati, perché per loro sono proprio la fonte del problema. Ecco perché stanno zitti. Quindi Foa dice giustamente, come mai non ne parlano? Non ne parlano perché per loro va benissimo così, non c'è nessuno scandalo. Non c'è lo scandalo. Una volta, 20 anni fa, 30 anni fa, quando c'era ancora una RAI relativamente libera e una BBC, per esempio, inglese, che faceva ancora il mestiere di giornalismo, dei fatti come questi avrebbero scatenato lo scandalo totale. Adesso no, perché loro stanno dalla parte del potere. Non ci si scandalizza e poi nel piccolo, se andiamo ad osservare alcuni social, Facebook in particolare, ci sono anche dei gruppi anche un po' sciocchi se vogliamo, che ne so, gli amici del mare o della montagna, e là ogni tanto si vede quel gusto per la esclusione, per bannare quelli che magari non la pensano nello stesso modo. Sta entrando anche un pochino sotto la pelle di tante persone questo sistema dell'esclusione in nome di un mainstream piccolo o grande che sia. Pensavamo, come diceva poco fa Mazzucco, che internet fosse, come dire, la piazza della libertà, o perlomeno questo eravamo abituati a pensare fino a qualche tempo fa. Allora, sentiamo il contributo di Pino Cabras, ex parlamentare e scrittore. Il tema della censura e di cosa si può dire nel mondo audiovisivo è diventato centrale. Lo vediamo dal fatto che Robert Fitzgerald Kennedy Jr. si è unito alla campagna elettorale di Trump su una piattaforma che ha come tema centrale proprio quello della censura e per contro della libertà. C'è una svolta repressiva di cui è sintomo questo arresto di Durov, il fondatore di Telegram, ed è qualcosa che è intesa a un controllo totalitario. Ci sono molte scuse nei capi d'accusa da parte delle autorità francesi. Il vero obiettivo è la libertà di informazione nei canali alternativi, di quelli che non possono essere controllati dai soliti padroni del discorso. C'è una campagna
molto attiva da parte dell'Unione Europea, da parte del Parlamento Europeo, da parte del commissario Breton, che scrive praticamente una lettera minatoria ogni tanto nei confronti di Elon Musk per dirgli obbedisci, dacci le chiavi della censura, e i veri obiettivi non sono mai quelli della repressione dei reati. La vera posta in gioco è quella della libertà di parola, di espressione, di informazione, in modi che non possono essere controllati dalla oligarchia. E c'è un clima che è percepito in questo senso, tanto è vero che anche il patron di Rumble, un'altra grande piattaforma, è fuggito praticamente dall'Europa perché è diventato un luogo irrespirabile per chi vuole esprimersi liberamente, avere gli strumenti per farlo senza qualcuno che ti mette in censura ombra, cioè lo shadow banning o in altre forme di chiusura dei canali. Il problema di fondo è questo: sono piattaforme o sono editori? Se sono piattaforme, devono essere libere di aprirsi a tutti. Marcello Foa, le confessioni di Zuckerberg di quest'oggi, di ieri notte come facevi notare, e hanno fatto venire i brividi a tanti amici telespettatori di BioBlu, che la censura, si diceva anche prima, la conoscono. Uno dice vabbè, ma allora dici qualcosa che non sappiamo, lo sappiamo che c'è la censura sui social. Allora volevo chiedere, ma questa uscita di Zuckerberg arriva anche perché ci si avvicina alle elezioni americane e in qualche modo cerca o può cercare una qualche forma di copertura politica verso un'eventuale amministrazione Trump, che la pensa in maniera decisamente diversa rispetto ai democratici Harris e Biden? Secondo me no, nel senso che è una lettera, una commissione parlamentare. Noi sappiamo che le commissioni parlamentari hanno dei tempi molto lunghi, probabilmente è un'indagine che è in corso da diverso tempo, hanno sollecitato una presa di posizione di Zuckerberg, il quale avrà tirato per le lunghe il più possibile, probabilmente scadeva in questi giorni il termine, per cui è uscito lo scoperto adesso. Cioè, non penso che lui abbia deciso improvvisamente di ammettere una cosa di questo genere, anche perché chi conosce la storia di Facebook, di Google, dei giganti della Silicon Valley, sa benissimo che questi giganti vengono di fatto finanziati, sono stati finanziati, sostenuti, incentivati, agevolati dall'establishment americano. Dall'11 settembre in poi c'è stata questa tendenza a controllare sempre di più il web, per cui Facebook non mi vedo Zuckerberg che si mette contro il deep state americano. Lo ha fatto torto collo, calibrando ogni parola, però non potendo evidentemente negare i fatti. Poi chi vincerà le elezioni lo vedremo. Da quel che mi sembra di vedere con forza, che c'è tutto un establishment, tra cui quello a cui fa riferimento spontaneamente Zuckerberg, che spinge per Kamala Harris, non per Trump. Qui non leggerei una dietrologia, mi sembra più una logica di tempistiche parlamentari. Allora, prima di andare da Massimo Mazzucco, visto che prima Foa citava il Fatto Quotidiano, voglio farvi vedere, leggere insieme a voi un passaggio del corsivo del direttore Marco Travaglio. Allora, abbiamo visto in apertura del giornale, in taglio alto: Durov complice delle chat, tira aria di censura sui social, i 12 capi d'accusa dei giudici francesi al titolare di Telegram. E allora voglio farvi vedere, se ce la faccio, vediamo che ce la posso fare. Voglio farvi leggere insieme a voi, dicevo, due parole di Travaglio, e ci fanno scompisciare i giornaloni furiosi con l'internazionale sovranista dei Musk e dei Salvini, che difendono Durov, ovviamente per conto di Putin. Durov fuggì proprio dalla Russia, che nel 2018 voleva bloccargli Telegram, solo che allora l'Occidente protestò e Amnesty urlò giù le mani dalla libertà di espressione. Ora invece tutti tacciono quando il commissario macroniano dell'Unione Europea, Thierry Breton, minaccia di bandire X perché Musk è trampiano e non fa come Zuckerberg, che mette le censure, le fake news di Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp al servizio dell'altra banda, quella democratica dei Biden e delle Harris, i buoni tra virgolette, che possono fare come o peggio dei cattivi tra virgolette, in ragione della loro innata bontà. Più combattiamo la Russia e più le somigliamo. Allora passiamo appunto dal caso Zuckerberg, o Zuckerberg a seconda della lettura
anche un po' italiana o tedesca, al caso Durov. Allora, Massimo Mazzucco, ma è il caso Durov, Durov che arriva a terra in Francia, tu hai già detto che sta cosa non ti convince, a terra in Francia per farsi arrestare. Assolutamente non mi convince, cioè non mi convince il fatto che lui, come dire, caschi dal pero e dica oddio mi hanno arrestato, cattivi cattivi, censori. Durov sa benissimo, e lo ha anche raccontato, quindi noi sappiamo che lui lo sa, perché 4 mesi fa o 3 mesi fa fece un'intervista con Tucker Carlson, nella quale lui raccontava tranquillamente, apertamente e dettagliatamente che prima l'FBI lo aveva cercato per chiedergli in modo molto insistente di dargli le chiavi d'accesso per decriptare Telegram. Quando, racconta sempre Durov, quando lui ha rifiutato, hanno cercato di arruolare il suo, diciamo, il capo tecnico, chiamiamolo così, il suo principale ingegnere, cercando di portarglielo via per cercare di farsi dare da lui le chiavi di accesso alla criptatura di Telegram. Quindi lui sa benissimo che è già da mesi, se non da anni, nel mirino dei massimi sistemi del controllo dell'informazione globale, l'FBI, la CIA, l'MI5 inglese, il Mossad israeliano, cioè a quei livelli lì tutta questa gente collabora e sono fortissimi. Se questi decidono che ti vogliono in qualche modo obbligare, ci riescono, ed infatti, come dicevate voi prima, il proprietario di Rumble ha dovuto scappare. Invece di scappare, Durov si consegna praticamente, perché parte dall'Azerbaigian e dice ma non so dove andare a mangiare stasera, andiamo a fare la cenetta a Parigi, sapendo benissimo che sarebbe stato arrestato. Quindi la mia interpretazione, è un'interpretazione ovviamente, non è dimostrabile, è che lui sia stato, gli abbiano messo un out praticamente, cioè gli hanno detto ti facciamo fuori, ti facciamo saltare Telegram e tu praticamente passi il resto della tua vita a pescare le sardine da qualche parte, oppure ti mettiamo in piedi questa scenetta per cui tu salvi la faccia, bene o male, ma noi ti arrestiamo e comunque alla fine ci molli le chiavi. Il succo di tutto è che comunque quando tu arrivi ad avere una struttura informatica come questa, come Telegram, come Facebook, eccetera, non puoi pensare di restare libero. Io credo che lo stesso Musk, che gioca tanto a fare l'eroe indipendente, bene o male le cose importanti le abbia già cedute alla CIA per poter continuare a fare quello che fa. Poi gli avranno il permesso di continuare a giocare e fare il ruolo dell'eroe, che lui difende la libertà di informazione, ma sulle cose piccole, sulle cose importanti, sono sicuro che ha dovuto cedere. Non esiste al mondo un potere che si chiami potere che ti permetta di avere in mano una struttura informatica di questo tipo e non puoi non poterla controllare, proprio fuori da qualunque logica. E tornando a Zuckerberg, sempre con l'aiuto della regia, ve la facciamo vedere questa lettera mandata alla Commissione Giustizia. Eliminati 20 milioni di contenuti, dice Zuckerberg che sebbene la decisione di rimuovere o meno i contenuti spetti a Meta, le pressioni del governo erano sbagliate e dice mi dispiace che non siamo stati più espliciti al riguardo. E poi con un ragionamento sul senno di poi, qui lo vediamo con la sua pagina Facebook, perché giustamente anche la sua, dice penso che anche che abbiamo fatto alcune scelte che con il senno di poi e con le nuove informazioni oggi non faremo, ma poi la questione è proprio quella delle nuove informazioni, perché oggi arrivano nuove informazioni, vengono etichettate come fake news, vengono quindi bloccate sui social e quindi siamo punto e a capo. Ma poi voglio farvelo vedere in tutto il suo splendore, mentre grazie all'intelligenza artificiale Zuckerberg surfa, come sa surfare nel mondo della finanza. Voglio andare per un commento velocissimo, perché siamo in chiusura, da Marcello Foa, per capire anche dal suo punto di vista, visto appunto che ne hanno parlato in pochissimi, ha fatto anche il conto delle ore, quanto ci hanno messo per raccontare questa vicenda, come la vede anche in prospettiva, cioè nei prossimi giorni i giornali, i giornaloni, come si dice in questi casi, torneranno a parlarne o l'argomento è già archiviato? E soprattutto sui social vedremo, viste le scuse che sono arrivate, un cambiamento, cioè se domani noi scriviamo cose di un certo tipo non veniamo quindi bannati?
Allora, sul primo punto la questione è molto semplice. Se il New York Times o la Washington Post scrivessero un editoriale molto forte su questo tema, improvvisamente scopriremmo che Repubblica e le altre grandi testate cavalcherebbero la notizia, l'argomento, dandogli il giusto spazio. Siccome questo probabilmente non accadrà, perlomeno finora non è accaduto, ecco che al massimo, io ho visto il sito del Corriere. Appunto, solo poche ore fa ha fatto una notizia, però relegata in fondo all'home page, Repubblica e la stampa neanche una riga. Al massimo domani troveremo dei piccoli articoletti nelle pagine interne, non vedo grandi titoli di apertura su un tema come questo. Perché fa parte di una logica che io ho descritto da tanti anni, la logica del frame, e finché non hai una certificazione, un via libera, tendi a negare qualunque notizia che è distonica rispetto alla tua visione del mondo. Riguardo ai social media non mi farei illusioni, siccome la censura continuerà. La lettera, se non ricordo male, l'ho letta stanotte, parla di pubblico americano. Secondo me, oltre i confini americani, la censura ci sarà perché è ancora in corso. Lo sappiamo, Borderlines, BioBlue è stata censurata, insomma, diverse personalità sono state censurate. Temo che questo continuerà grazie anche alla copertura, anche legale, offerta dal Digital Service Act. Per cui la battaglia non è affatto conclusa, anzi, probabilmente è solo agli inizi. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Marcello Foa, ringrazio Massimo Mazzucco, ringrazio ovviamente i telespettatori, gli amici di BioBlu. Vi ricordo che noi siamo anche sul sito www.bioblu.com con la Y. Siamo anche sui social, lo diciamo sottovoce, WhatsApp, Telegram e X. Continuate a seguirci, esiste anche l'applicazione, ci potete portare ovunque. Chiudiamo con una citazione popolare. A volte le citazioni si trovano sui libri, a volte sui muri o sugli adesivi che vengono appiccicati lungo le strade sulle macchine. E questa è la citazione che abbiamo trovato. Parlando del potere dei social e di internet. Una volta avevo una vita, adesso ho un computer e una connessione wifi. Grazie e buona serata.